saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati a una nuova puntata di Binario 1 su Radio Speranza in Blu. 28esima puntata dal titolo Nel nome di nessun Dio. Alla vigilia della giornata mondiale della diversità culturale per dialogo e sviluppo, oggi parleremo proprio di una situazione che rientra in questo tema, nel tema appunto di questa giornata. E, l'intensificazione del conflitto israelo-palestinese che da diversi giorni sta infiammando tutta l'area in questione, è un argomento che ha ripreso purtroppo vitalità nell'attualità, portando con sé distruzione e morte. È un argomento che affronteremo come sempre con un ospite autorevole che ci presenta come al solito Corrado De Dominicis, qui in studio con me, il mio compagno di viaggio. Ben ritrovato, Corrado. Ciao Gian Nicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. Diamo subito il benvenuto a Danilo Feliciangeli, nostro ospite dell'Ufficio Medio Oriente e Nord Africa di Caritas Italiana. Benvenuto a Binario 1, Danilo. Ciao Danilo. Grazie, ciao, grazie a voi per l'invito. E vogliamo stare, diciamo, proprio sul pezzo, come si suol dire. Abbiamo pensato questa puntata proprio per raccontare, forse anche con un punto di vista diverso rispetto a quello che ascoltiamo nel mainstream, questa situazione. E allora, intanto ti chiediamo subito, Danilo, ci fai un po' il quadro di ciò che ha scatenato questo nuovo episodio del conflitto? Sì, questa è un'ottima domanda, perché appunto purtroppo la situazione è diversa rispetto a quello che ormai è diventata quasi una terribile consuetudine, no? Perché ormai negli ultimi anni, ogni 2 o 3 anni, si scatena questa nuova fase del conflitto tra Hamas dalla striscia di Gaza e l'esercito israeliano, con scambi reciproci di razzi. Questa volta appunto è diverso, perché la protesta, questo confronto, questo scontro nasce da una fortissima protesta della comunità araba all'interno di Israele. La comunità araba che in particolare protestava la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso, è relativa agli ennesimi espropri di abitazioni di arabi israeliani nel lato est di Gerusalemme. Che appunto Israele reclamava la proprietà di queste abitazioni, facendo fede a dei riferimenti storici di secoli fa, abitazioni invece abitate dagli ultimi decenni da popolazione di origine araba, e questo ovviamente, questo tentativo di esproprio realizzato con le armi oltre che con bulldozer, ha scatenato una massiccia fase di proteste un po' all'interno di Israele, in tutte le comunità arabe che vivono all'interno di Israele e anche nei territori palestinesi occupati, così come da Gaza. Questo episodio poi, sommato anche all'irruzione di forze armate israeliane all'interno della moschea di Al-Aqsa, nella spianata delle moschee, quindi il terzo luogo sacro per importanza per i musulmani, ha causato questa reazione violenta da parte di Hamas. Diciamo che le abitazioni appunto sotto l'esproprio del governo israeliano sono abitate da queste popolazioni arabe sin dal 48, con degli accordi appunto avvenuti a seguito di un altro episodio storico, ovvero il conflitto con la Giordania. La Nakba, sostanzialmente, appunto, quando nel 48, dopo la Costituzione dello Stato di Israele, l'autoproclamazione dello Stato di Israele, ci fu la reazione dei paesi arabi, in particolare appunto della Giordania, che dichiararono guerra allo Stato di Israele. Ci fu questa guerra, la prima guerra arabo-israeliana, in cui l'esercito di Israele ebbe la meglio e conquistò sostanzialmente tutto quello che all'epoca veniva chiamata la Cisgiordania, che ancora rimane appunto questo termine per noi italiani, che è quella, diciamo, tutta un po' questa zona che stava a ovest del fiume Giordano. E questa poi, negli accordi che seguirono al cessate il fuoco nel 48, Israele appunto conquistò queste porzioni di territorio, tra cui molte parti anche di Gerusalemme, fino ad arrivare poi nella successiva guerra dei sei giorni degli anni 70, fino ad arrivare poi al muro del pianto. E grazie a queste conquiste appunto presero possesso di buona parte della città di Gerusalemme, ma con gli accordi appunto del 48 che seguirono a questi fu stabilita la cosiddetta Green Line, che definiva un po' il confine dentro cui le popolazioni arabe potevano rimanere.
questo confine, appunto, adesso questa parte contesa in cui Israele cerca di prendere il possesso di queste abitazioni. Danilo, una situazione purtroppo molto complessa e difficile da spiegare in poche parole. Certo. Ma è ancor più complessa perché, come hai detto tu anche all'inizio, questa è stata un po' la scintilla, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché, come ci ha ricordato anche Monsignor Pizzaballa, patriarca latino a Gerusalemme, in un suo recente appello, qui in realtà il problema non riguarda una disputa immobiliare, ma qualcosa che viene dal recentissimo passato. Ecco, altri episodi possono essere considerati come, diciamo, una spia dell'attuale momento? Sì, purtroppo, appunto, l'attuale momento viene sicuramente influenzato un po' dalla crisi generale dell'anno che abbiamo vissuto un po' in tutto il mondo, che ha portato grossi sconvolgimenti anche a livello sociale in tutti i paesi e anche in Israele. Cioè, la crisi legata in particolare alla pandemia di Covid ha indebolito le classi più povere della popolazione, e tra questi sicuramente all'interno di Israele gli arabi rappresentano un po', appunto, chi fa più fatica. Gli arabi israeliani sono quelli che, le classi più deboli, che fanno più fatica a inserirsi nel mondo del lavoro e a riprendersi dopo uno shock forte come quello della pandemia. Banalmente, quindi, scusami Danilo, banalmente leggevo proprio ieri pomeriggio che la questione vaccini è una, diciamo, una spia di questa differenza, no? Diciamo la gran parte, insomma, degli arabi che hanno una pochissima percentuale di accesso al vaccino, mentre c'è tutta l'altra parte, mi verrebbe da dire, della popolazione che in realtà è risulta vaccinata quasi nella sua totalità. Quindi è una spia anche questa di come in questa situazione siano proprio i più deboli a pagare le conseguenze di alcune scelte. Sì, purtroppo sì, alcune scelte che, appunto, riguardano di fatto un apartheid verso tutta la comunità araba, che continua sia nei territori palestinesi sia all'interno di Israele, continua a vivere delle situazioni di discriminazione forte, di marginalizzazione forte e anche di oppressione. Immaginiamo che, ad esempio, all'interno dei territori palestinesi occupati, quindi, appunto, della West Bank, ci sono comunque, continuano a crescere gli insediamenti israeliani di coloni, questi famosi coloni che superano i confini della Green Line del 48, vanno a stabilirsi all'interno di quel territorio che internazionalmente era stato affidato ai palestinesi, alla comunità araba, e lì costruiscono le proprie abitazioni, espropriando la terra a chi invece da secoli la coltiva, la cura e la abita. E questo è un processo che continua senza arrestarsi, anzi negli ultimi anni è aumentato. Ovviamente tutti questi episodi portano un malcontento, una rabbia che sfocia purtroppo anche in violenza. Leggevo sempre a proposito di questa crisi che si sta vivendo, un interessantissimo pezzo di Pierre Aschi sull'Internazionale, dal titolo "In cerca di un cessate il fuoco tra israeliani e palestinesi", invito anche i nostri ascoltatori, è del 17 maggio, nel quale lui dice: esistono due modi per mettere fine a una guerra, la vittoria totale di uno schieramento o il cessate il fuoco quando se ne presentano le condizioni. E forse questa è la soluzione alla quale si sta provando a lavorare anche attraverso la politica internazionale. Ma ci sono delle pecche, o comunque quali sono magari le più grandi pecche della politica internazionale in tal senso? Allora, noi veniamo da un processo degli ultimi anni della cosiddetta normalizzazione. Abbiamo assistito ormai da 4-5 anni, molto legato all'amministrazione Trump, una appunto normalizzazione di questi rapporti tra Israele e Palestina, cioè di questa occupazione, che è un'occupazione sia di fatto ma sia internazionalmente riconosciuta, fino ad arrivare, appunto, ai cosiddetti accordi di Abramo tra numerosi paesi arabi e Israele, che, appunto, hanno di fatto un po' azzerato, dimenticato la questione palestinese, quindi la questione irrisolta di questo popolo, di questi due popoli che vivono sulla stessa terra, israeliani e palestinesi. Negli ultimi anni, appunto, questo processo è stato accantonato, nessuno a livello internazionale ha fatto dei passi seri, la diplomazia si è arrestata, sia internazionale sia bilaterale, nessuno ha cercato di trovare una soluzione, percorrere quello che, seppur nella loro imperfezione, però erano stati degli accordi, gli accordi di Oslo del 93, che avevano tracciato una strada. Purtroppo quel processo si è interrotto, sta vincendo il più forte, sta vincendo la violenza.
Quindi finché non si tornerà a delle soluzioni possibili, la famosa questione di due stati per due popoli, no? Questo è un processo che ormai si è arrestato, non è più possibile per la presenza, come dicevo prima, ad esempio di tutti gli insediamenti israeliani all'interno dei territori palestinesi, non è più possibile individuare uno Stato per il popolo palestinese. Quindi quale potrà essere la soluzione? Non è facile da intuirlo, perché ormai forse si è andati troppo oltre. Quindi la grande pecca che abbiamo lasciato negli ultimi 10 anni che il processo di pace si interrompesse completamente, si dimenticasse completamente, e adesso non sarà facile riprendere. Bene Danilo, resta con noi, torneremo a parlare con te tra poco. Adesso l'omaggio di Binario 1 con la musica di Franco Battiato. Abbiamo già trasmesso uno dei suoi bellissimi brani qualche settimana fa, alla sua memoria, un altro suo capolavoro, E ti vengo a cercare. Vabbè, la poesia di Franco Battiato ci accompagna in questo percorso, è un testo magnifico che qualcosa rientra anche nell'argomento della puntata che stiamo svolgendo quest'oggi. Danilo, con Caritas Italiana è in costante contatto con Caritas Gerusalemme per l'azione sul campo e per portare aiuti ed interventi necessari soprattutto a Gaza, nelle zone più colpite dai razzi e a più alta concentrazione di povertà. Proprio qualche giorno fa ci dicevi sei stato in diretto contatto proprio tu con la Caritas locale. Bene, qual è la situazione? Sì, la situazione purtroppo è appunto drammatica e anche più grave dei precedenti numerosi appunto di scontri e di conflitto di questo tipo. Ad oggi si contano più di 70.000 displaced, quindi più di 70.000 persone, di abitanti di Gaza che sono stati costretti a scappare, a lasciare le proprie case a causa di questi bombardamenti. La situazione a Gaza ormai è drammatica dal punto di vista sia dei generi di prima necessità, perché appunto il conflitto va avanti dal 10 maggio e quindi comincia a scarseggiare tutto, ma soprattutto in questo momento appunto è l'incolumità delle persone quello che preoccupa di più, perché i lanci di razzi, i bombardamenti sono purtroppo a tappeto, e in un contesto appunto, come dicevi, di sovraffollamento di Gaza, che è una dei luoghi della terra più affollati dal punto di vista proprio demografico, con una più alta densità demografica, è anche molto molto difficile scappare, quindi le persone sono purtroppo intrappolate in questa prigione a cielo aperto che è Gaza, che è la striscia di Gaza. Quindi ci sono ormai, mi sembra, più di 200 morti dal lato palestinese, di cui 119 sono civili, tra cui 59 bambini uccisi da questi bombardamenti che partono dall'esercito israeliano. Quindi purtroppo la situazione anche rispetto alla distruzione è altissima, ormai si contano più di 560 abitazioni distrutte, 670 scusate, abitazioni distrutte da questi bombardamenti. Quindi più leggiamo, altre, anche di, ovviamente. Leggiamo anche di obiettivi apparentemente estranei a quello che può essere appunto un obiettivo. Attacchi mirati, cioè abbiamo visto scuole, abbiamo visto centri medici e obiettivi sanitari. Obiettivi civili e non militari. Cosa c'entra tutto ciò? Sicuramente, allora, ipotizzando che non ci sia un'intenzionalità nel colpire questi obiettivi, la demografia di Gaza, soprattutto di Gaza City, ma anche delle città di altre città più importanti, rende impossibile quello che viene propagandato come la guerra di precisione dei target su obiettivi specifici, perché purtroppo la concentrazione demografica è talmente alta che comunque qualsiasi obiettivo che a colpire colpisci anche intorno a quell'obiettivo, fai danni alle case circostanti. Spesso sentiamo anche dire che quell'obiettivo era apparentemente un obiettivo estraneo, ma in realtà era un possibile quartier generale di Hamas. Queste sono anche le giustificazioni che abbiamo imparato a sentire spesso. Sì, questa è un'ipotesi, ovviamente è difficile per quello che possiamo sapere, capire quanto siano vere o meno. È sicuramente certo che ad oggi sono morti 120 civili, tra cui 59 bambini, che sicuramente non erano dei terroristi. Sono morte donne incinte, sono morte ad oggi, si contano 10 donne incinte uccise sotto i bombardamenti. Quindi a prescindere dalla versione che viene
proposta rispetto a questi fatti, la certezza è che stanno morendo tantissimi civili che non avevano nulla a che fare, e se ci sono 560 abitazioni private che sono state distrutte, sono 560 famiglie senza casa. Questo purtroppo è la drammatica realtà. E allora, Danilo, nell'ultimo minuto prima di chiudere la trasmissione di quest'oggi, nonostante il pressing per una tregua, i bombardamenti purtroppo vanno avanti, la cosa che preoccupa un po' di più è se esiste il concreto rischio che questa situazione possa infiammare tutta l'area mediorientale. Il rischio c'è, sicuramente appunto la tregua non risolverà i problemi, la tregua sarà fondamentale per portare un aiuto umanitario alla popolazione. Anche noi come Caritas in questo momento purtroppo siamo bloccati, tutto il nostro piano di intervento è pronto, ma finché continuano i bombardamenti non possiamo operare, i colleghi non possono andare a salvare le persone con il team medico che è pronto e sta aspettando che la situazione si calmi. Quindi una tregua è necessaria, ma purtroppo non sarà la soluzione, perché appunto i problemi rimangono sul campo. Già si parla di un eventuale coinvolgimento, per ora per fortuna minoritario, da parte del Libano, di aree comunque di estremismi in Libano che hanno cominciato a lanciare dei razzi verso la parte nord di Israele. Quindi la questione sicuramente rischia di infiammarsi, ma anche all'interno di Israele stesso, perché appunto la tensione nasce non tanto tra arabi e palestinesi, tra territori palestinesi e Israele, ma all'interno di Israele stesso, tra cittadini arabo-israeliani. E questa tensione purtroppo non si arresterà. Siamo conto che siamo in una fase politica di grossi cambiamenti, perché ci sono le elezioni, probabilmente le quinte elezioni di seguito in Israele, ci sono le elezioni in Palestina, c'è la tensione e il disastro che sta succedendo in Libano, c'è la guerra di Siria che va avanti ormai da più di 10 anni, ci sono nuove tensioni tra l'Iran e il resto del mondo fondamentalmente. Quindi purtroppo sì, è un episodio che acuisce una situazione di crisi che ormai rischia veramente di degenerare. E speriamo allora in un intervento urgente della comunità internazionale affinché cessi il tutto. Grazie a Danilo Feliciangeli dell'ufficio Medio Oriente e Nord Africa di Caritas Italiana. Grazie Danilo per essere stato con noi. Grazie. E buon lavoro per tutto. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi. Bene, siamo arrivati anche per quest'oggi alla conclusione di puntata. E da Gian Nicola D'Angelo a risentirci alla prossima settimana. E come sempre, i saluti finali a te, Corrado. Dove è guerra, mai non v'è Dio. Bernardino da Siena. Grazie e alla prossima puntata di Binario 1 sulle onde di Radio Speranza in Blu.